La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutte e tutti voi. Carissimi amici, in questi giorni abbiamo sentito sui problemi che ci sono in almeno 82 città dell'Europa o del mondo che hanno protestato contro i ricchi, i politici, i capitalisti. Adesso torniamo un po' indietro al Medioevo, perché nei libri di storia, perché c'è la storia e c'è, come dice Don Luigi Negri, c'è la controstoria. Tante volte, troppo, purtroppo troppo, c'è una presentazione negativa della Chiesa Cattolica. E quindi leggiamo in varie fonti che la Chiesa Cattolica era corrotta. Ma stiamo un po' attenti. Quando si dice che la Chiesa era corrotta, allora si tratta di tutti i cristiani cattolici, almeno dell'Europa occidentale? No, questo è un giudizio ingiusto, una generalizzazione illecita. Ma allora qualcuno è capace di dire no, non si tratta dei fedeli, della brava gente, si tratta del clero, cloro al clero. Anche lì la generalizzazione, questo giudizio universale è ingiusto, perché ci saranno stati dei santi anche nel Medioevo. Figuriamoci che tantissime grandissime personalità della santità e del genio umano proprio sono cattoliche del Medioevo. Parliamo di Sant'Agostino, Sant'Alberto Magno, uomo di scienza, San Tommaso di Aquino, filosofo, teologo, genio, senza parlare di Leonardo da Vinci, eccetera, cioè, ma senza toccare la moralità, per carità. Ma parliamo dei santi, San Francesco di Assisi, di cui è stato detto che è la figura, il volto più vicino moralmente a quello del Signor Gesù, Chiara di Assisi. Tutti questi sono figli del Medioevo, tutti questi sono figli della Chiesa Cattolica. Ma veniamo ai secoli, agli anni 500-600. Ebbene, lì, sorprendentemente, troviamo dei santi, e non solo dei santi individuali, ma dei santi che hanno fondato degli ordini, delle congregazioni, che rimangono la maggioranza fino ai nostri giorni. Questi santi purtroppo vengono ignorati nei libri di storia. Adesso vi do qualche nome. San Filippo Neri fonda l'oratorio, Sant'Ignazio di Loyola fonda i Gesuiti, Matteo di Bascio fonda nel cuore degli ordini francescani, fonda l'ordine dei Cappuccini. Ecco, il secolo XVI, lo chiamano nella storia della Chiesa il secolo dei santi. San Filippo Neri, 1515, fonda l'oratorio nel 1575. Santa Teresa di Avila, che abbiamo festeggiato ieri, 515, fonda o rinnova nel 1562 il monastero di San Giuseppe. San Carlo Borromeo, 538, cardinale nel 516, nel 560, arcivescovo di Milano, 5 anni dopo, rinnova, riforma la più grande diocesi d'Italia.
e da un modello. San Giovanni della Croce riforma i monasteri maschili del Carmelo, scrive nel 1517 La notte oscura. Madame Acharin, 1566, riforma il Carmelo di Parigi nel 1602. San Francesco di Sales, povero vescovo di Ginevra, quasi tutta calvinista, nel 1602. Scrive nel 1608 l'introduzione alla vita devota, fonda con Santa Giovanna de Chantal la congregazione della visitazione, Pierre de Beryl nel Carmelo di Parigi nel 1604, nel 1604 San Vincenzo de Pauli, parroco di Clichy, fonda la congregazione della missione nel 1625, Louise de Mauriac fonda le figlie della carità ispirate dalla spiritualità di San Vincenzo di Paoli, San Giovanni Eudes, il seminario di Caen nel 1643, Jean-Jacques Ollier fonda il seminario di Saint-Sulpice nel 1641. Adesso il Concilio Tridentino. Concilio Tridentino, malgrado tutte le difficoltà che re, principi e opponenti della Chiesa hanno messo, finalmente si è radunato a Trento nel 1545 fino agli anni 1560 e qualche cosa. Allora lì c'è stato ci sono state anche delle congregazioni religiose, i Barnabiti, i Somaschi. Bene, tutte queste congregazioni religiose sono state fondate appunto per riformare la Chiesa dal di dentro, senza parlare quindi del Concilio di Trento che ha chiarito il dogma e le leggi della Chiesa. Purtroppo questi dati non vengono menzionati nei libri di tante scuole, di tanti ambienti, e torno a due libri di Don Luigi Negri, torno a un'osservazione molto interessante del Cardinal Biffi, ex arcivescovo di Bologna. Dice, parlando degli alunni nelle scuole e degli studenti nelle università, quando un alunno, uno studente vede o crede che la sua chiesa è corrotta e cattiva, è anche capace facilmente di abbandonarla. Ebbene, Gesù ha detto, conoscerete la verità vi renderà liberi. Bisogna riconoscere le cose negative, ma non bisogna né esagerarle né deformare la verità, perché è solo il Figlio che è verità che ci rende liberi. Vediamo un po', per concludere questo piccolo intervento. Ci sono state delle proteste contro certi comportamenti di certi personaggi nella Chiesa e nel popolo cattolico. Beh, questi comportamenti negativi purtroppo sono la normale amministrazione tra noi esseri umani in tutte le religioni, tutti i posti e tutti i tempi. Bisogna rettificare il comportamento negativo col comportamento buono, positivo, ma poi ci sono state delle proteste contro la dottrina della Chiesa. Ebbene, cosa vediamo come risultato, come frutto? La Chiesa cattolica, malgrado tutti questi difetti, è rimasta una. Coloro che l'hanno voluta criticare, riformare, correggere, rettificare, si sono divisi in decine, centinaia e migliaia di denominazioni, e il movimento ecumenico consiste tra l'altro nel tornare a questa unità che il Signore ha voluto, che tutti siano uno. Amen.